Se volete che lo continui, ma senza tradurlo assolutamente, io magari lo faccio. Se qualcuno ha la sbatti di tradurli e poi me li passa, ok, se no no, lo pago, giuro che lo pago, Un minimo lo sarei disposto a pagare per avere dei dialoghi tradotti. O se qualcuno si vuole offrire dietro compenso di tradurre tutti i dialoghi, fatevi avanti. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video un po' particolare su un gioco che avevo intenzione di provare da davvero diverso tempo. È Yokai Sangokushi. Sì, non Yokai Watch Sangokushi, ma Yokai Sangokushi. E di cosa parla? La guerra dei tre regni, sostanzialmente. È un gioco dove noi impersoniamo uno dei tre generali più famosi e conquistiamo un regno. Giocando quasi a scacchi. O meglio, avete mai giocato Fire Emblem? Ecco, la stessa cosa ma con gli yokai. E meno RPG di quanto non sia Fire Emblem. Una porcata, insomma. Ah sì, non sarà una serie, sarà un episodio unico, un solo capitolo. Perché avrei la storia di 5 capitoli, ma solo per Usapion. Degli altri non ne ho la minima idea. C'è la storia, è diversa, ma non ce l'ho tradotta. Mentre quella di Usapion sì. E ce l'ho su un blocco note scritta. Ci ho perso 2 ore per scriverla. Ok, qui ci viene detto che il gioco è un po' diverso dal classico Yokai Watch per Nintendo 3DS che siamo abituati a giocare. Quindi potrebbe anche essere più ostico a chi non è avvezzo a giochi di questo tipo. Eccolo. Ciò dice ora Whisper. E qui inizia la nostra avventura. Prologo. Il libro misterioso. Ecco. E ora si inizia a leggere. Yokai prescelto, vero eroe. Cerca il libro. Qui abbiamo anche Eili, che tra l'altro Eili non era ancora uscita in Giappone. Questo gioco è uscito poco prima, se non erro, di Yokai Watch 3. Quindi lei già esisteva, ma non era ancora uscita canonicamente. Ah, ma un momento, come mi sono addormentato? Buongiorno, Sabian! Stavi sognando qualcosa di pauroso, non è vero? Ah, ma come fai a... Non dovresti sottovalutare i miei poteri deduttivi. Sei sudato e hai la faccia rossa. Usapion-kun. Wow, sei davvero brava. Scusatemi, in realtà sono io che ho proiettato la memoria del tuo sogno. Cosa? E dai, Blantapiro, non dovevi dirglielo, tu sei il mio assistente! Aspetta un attimo, hai per caso sbirciato nel mio sogno? Non è che volessi, ma sembrava stessi avendo un incubo, e allora... Sei terribile! Hai violato la mia privacy! Ti chiedo scusa, Sapion! Ma il fatto è che ti sei addormentato all'improvviso e ti agitavi nel sonno. Pensavo fosse colpa di uno yokai. Ok, a questo punto Blantapiro ci farà vedere il sogno ancora una volta.
ovviamente incavolatissimo. Ecco, guarda ciò che indossa Usopion. Sembra un indumento della Cina antica. Questo vuol dire che ad Usopion, uno yokai American, piace fare cosplay! E invece no, non credo proprio che sia così, cara mia Luna. A me non interessa quella roba. E invece sì, ieri hai visto quel programma cinese e ti ha affascinato. Non guardo programmi cinesi. E allora che significa quello che vediamo? Non capisco, eppure il sogno è così chiaro. Già, potrebbe essere telepatia. Telepatia? Un forte desiderio di una persona si può essere messo in contatto con la mente di Usopion tramite forma di sogno. Che bello! Vuol dire che è comunicazione aliena! Ma perché gli alieni dovrebbero avere dei desideri riguardanti la Cina? E pensare che per tutto questo tempo hai avuto la possibilità di avere contatti con gli alieni? Ah, non trovo la lettera che ho scritto per loro, dove sarà? Lascia perdere, la risolverò a modo mio. Blantapiro, aiutami a capire il mio sogno. Chissà dove sono gli alieni in questo momento? Certo. Ok, Luna. Dunque, mi pare di ricordare i nomi di Liu Bei e San Quan. Liu Bei viene citato nel libro Sangokushi. Sangokushi? Ti dice qualcosa? Sangokushi, ok. C'era un messaggio che diceva trova il libro. Sì, messaggio quello che abbiamo visto noi all'inizio. Lui magari lo vedeva sotto, lo sentiva sotto forma di voce. Oh, ci siamo! E che succede ora? Ho ricevuto una comunicazione dallo spazio! Che cosa? Vado al Combini. Il convenience store, praticamente. Mini market giapponese. Certo che Luna si comporta in maniera strana. A me non sembra. Beh, non più del solito. Penso che dovremmo seguirla. Ok, perfetto. Qui ci dice, insomma, i movimenti, come muoverci nella mappa. Basta toccare il punto nel quale vogliamo andare. Noi siamo nel punto dove c'è il segnalino a triangolo. Clicchiamo. O tocchiamo, clicchiamo sul... Possiamo anche muoverci con il... con l'analogico. E premere A nel posto nel quale vogliamo arrivare. Eccolo qui, tanto carino. Lo sai più, è andato allo Yorozu Mart. Sì, si chiama Yorozu. Comunque... Guarda lei come se la balla. Luna? Ma perché fa quella strana danza davanti al Combini? Lo faccio? Non lo faccio? Lo faccio? Non lo faccio? Ma falla finita, Luna, ti metterai in imbarazzo. Lo faccio? Non lo faccio! JoJo Pose! Ma che va blaterando? Penso che stia decidendo se vale la pena tentare o no di fare qualcosa. O almeno credo. In realtà questa parte qui, ragazzi, non è per niente... l'ho tradotta molto velocemente, ma sarebbe un pochino più da approfondire. È molto strano tutto quanto il concetto. A questo punto Luna dice... Sono sicura che gli alieni si stiano dirigendo qui, sono in comunicazione con loro! Lo faccio? Non lo faccio? Lo faccio? Non lo faccio? Qua lei balla, come cavolo... Cioè... Ma è strana, secondo me è colpa di uno yokai. Ah sì, forse avevi ragione, più strana del solito. E se avesse a che fare col tuo sogno? Meglio risolvere questo problema prima che ci cacci nei guai. Lo faccio, non lo faccio, lo faccio, non lo faccio. Non so se è saggio lasciare Luna in questo stato, ma dovremmo continuare con l'analisi del sogno. Magari riusciamo a risolvere il problema. Bene, allora. Qualcosa non va, Blantapiro? Non so, ma c'è una luce strana. Vedo una specie di figura nella luce. Ciò che sta succedendo è opera di uno yokai. Un'energia malvagia sta influenzando il vostro mondo. La voce è la stessa del mio sogno. Vai alla libreria. Sango è il nome del libro. Trovalo. Ma è scomparso. Ma cos'era? Ci siamo! I misteriosi fenomeni e la figura nella luce è la prova di un contatto alieno! Ma tu guarda se...
Smettila! Lo faccio? Non lo faccio? Lo faccio o non lo faccio? Ed eccolo che se ne torna nel suo mondo. Blantapiro, rimani con Luna. Altrimenti se la vedono da sola la prendono per stupida. Sì, probabilmente. Ma Blantapiro è uno yokai. Come fanno gli umani a vederla? Sarebbe anche bruttissimo vedere uno yokai. Anche se facesse vedere, ti vedi un mostro, perché Blantapiro è un mostro, di vicino e dici... Meglio non avvicinarci al market per oggi. E tu dove vai, Usopion? Vado alla libreria. Voglio scoprire l'identità della voce nella luce. Ok, quindi a questo punto dobbiamo spostarci alla scuola, giusto? Ah, qui ci dice anche che possiamo accedere al menu e salvare. Perfetto, 1. Le animelle segnano quanti personaggi sono nella tua squadra e con quanti ti stai spostando in quel momento. In questo caso solo Usopion, quindi ne è solo uno. Questa è la scuola di Luna. La libreria di questa scuola è la chiave per risolvere il segreto. Facciamo irruzione! Potrebbe entrare tranquillamente dalla porta principale, invece fa irruzione. Capitolo 1. L'eroe si erge. Iniziamo benissimo. Ah, ma che è successo? Ma che è sta roba? Non sarà mica quel vestito tradizionale di cui parlava Luna? No, non può essere quello, vero? E quegli yokai che sono stati risucchiati con me? E poi, dove sono finito? Dovrei essere nella libreria. Aspetta. Che ci sia lo zampino di uno yokai? Victorion! Ma chi è? Mera! Leo Fuoco parla solo così, tipo fuoco. In realtà dice, ehi, tu sei uno yokai comandante militare. Tempismo perfetto. Ok. Comandante militare? Io? Ma sì, lo si capisce dal tuo abbigliamento. Mela. Prestaci il tuo potere. Non ho capito nulla. Innanzitutto fatemi fare il punto della situazione. Ho fatto un sogno strano. Luna comunicava con gli alieni. Io sono andato in libreria e come ho fatto a finire qua? Non vi farò passare, preparatevi! E ora che succede? Non perdiamoci in chiacchiere, combattiamo! Ma che vai dicendo? Ecco, adesso ci insegna come combattere. Questa è la prima vera lotta che facciamo Yokai Sangokshi. Oh yeah!
E sotto, nello schermo inferiore, vediamo i turni degli yokai, i turni degli yokai che attaccheranno. Ci si muove su una scacchiera, la parte blu è quella dove possiamo muoverci noi e i nostri alleati, e possiamo muoverci per tante caselle quante quelle disponibili. Iniziamo andando... Oh, qui. Ben fatto. Ora abbiamo diverse opzioni a dire il vero. E però ci facciamo quello che ci dice il gioco. Le vedremo più avanti queste. Ecco, al fine di ogni turno avremo la possibilità di avere un potenziamento. Magari sono più soldi, magari è un attacco più alto, magari è un'energia più alta. Insomma, tante piccole cose, ovviamente sono randomiche, però la prima, con Usapion perlomeno, sono sempre i soldi, la prima. Quindi, vediamo che farà ora Tenshou Vaso. Ah, non usa tutte quante le caselle che ha disponibili, va bene, non è un gran problema. A questo punto, quando ci avviciniamo al nemico, possiamo poi attaccarlo. Vediamo un po' se il draghetto lo farà. Devo premere A e poi selezionare l'attacco e attaccare. Certo, se ci sono però più nemici vicino, devo scegliere chi attaccare. Credo si possa attaccare solo quello che hai di fronte e non in linea obliqua, ma lo scopriremo solo giocando. Tocca ancora a me, direi di andare qui e attaccare. Dato che siamo due yokai, possiamo fare un attacco combinato che lo devasta. Doki Doki. È morto, poverino. Ma che gli abbiamo fatto? È scoppiato. Ah, ok. Vittoria, facilissima. Si ricevono dei punti esperienza. Ah, siamo a livello 5 già. E 12 yen, nessun oggetto vinto. Ma peccato. Mi dispiace non aver vinto nessun oggetto. Sei stato bravissimo, davvero un maestro. A dire il vero è stata un po' dura. Ehi, da dove vieni? Io sono Usapion, vengo dagli Stati Uniti d'America. Stati Uniti d'America? Sembra il nome di una nazione potente. Dice in realtà paese, però potrebbe anche usare il termine nazione. Secondo me è più adeguato, ma non lo so. Ah, qui invece siamo a Val d'Oro. Val d'Oro? Sì, Val d'Oro. E dove sarebbe? Benvenuto a Val d'Oro. La voce del sogno. Sembra che tu sia riuscito a trovare il libro. Signora voce, cos'è questo posto? È un mondo che esiste solo nel libro. Cosa? Vuol dire che sono entrato nel libro? Esatto. Il libro Sangokushi ha scelto te come eroe. Il libro ha scelto me come eroe. Hai risposto alla chiamata e hai desiderato di diventare eroe. Ma veramente no. Mi trovo qui contro la mia volontà. Fammi tornare nel mio mondo. Luna sarà ancora sotto l'incanto di quella strana danza. Yokai prescelto. Diventerai l'eroe. Ma ci sei o ci fai? Salva il mondo al dentro e al di fuori del libro. Ma tu pensa, mi vuoi ascoltare? Non riesco più a comunicare, non ho più energie. E che significa? La mia vita dipende da te, eroe Usapion Simai. Ma aspetta, non lo sento più. Ah, che situazione. Ah, quindi... Tu sei quello Usapion Simaie! Si dice che Usapion Simaie è più forte e intelligente che ci sia in queste parti. Il comandante militare più famoso! Oh, quale onore! No, no, aspetta, non devo farmi coinvolgere. Tutto quello che è successo è troppo da elaborare in così poco tempo. Io, un eroe? Simaie? Non ci capisco nulla! Non devo tipo tornare nel vero mondo? Luna, Blantapiro, aiutatemi! Se vuoi che il tuo desiderio sia vero, devi radunare gioielli. Gioielli? Quali gioielli? Wow, non conosci la leggenda degli 8 gioielli? Esistono 8 gioielli dei poteri mistici che sono sepolti in questo paese.
Si dice che chi riesce a radunarli vedrà realizzato un proprio desiderio. Non 7 ma 8? Mi suona familiare. Chissà perché ti suona familiare, Usapion. Quindi se trovo questi 8 gioielli posso esprimere un desiderio? Così potrei tornare a casa. Dove si trovano? Io intanto ne ho uno, se vuoi te lo do. Oh, che gentile. Però prendere gli altri non è facile. Questo paese è in tumulto. Ci sono guerre per decidere a chi deve andare il controllo dei tesori. Gli yokai che posseggono i gioielli stanno battaglia appena ne hanno occasione. Ad esempio io ne ho uno, quindi sono una specie di re. In poche parole, il re deve combattere un altro re e accaparrarsi la vittoria. La vittoria è tutto! Sembra stancante. Però se sconfiggi gli altri re tornerà di sicuro la pace e poi tu sei l'eroe, Usapion. Lo pensi davvero? Sì, però io sono l'eroe. Forse posso recuperare tesori facilmente. E va bene, devo comunque tornare nel mondo reale. Usapion Simai, non possiamo accompagnarti, ma pregheremo per te. Ecco qua, primo gioiello. Oh, perfetto, salviamo. Bene, più si va avanti, più ci si addentra nella storia. Non manca molto per finire il primo capitolo, quindi ce lo facciamo tutto. E va bene, a questo punto che devo fare? Usapion Simai è intelligente e forte. Sì, me l'hai già detto. È un uomo forte che regna sul Valdoro, quindi devi allenarti. Allenarci? Sì, alleniamoci! Bene, a questo punto non c'è più molto dialogo. Dobbiamo semplicemente allenarci. Ecco qua. Questo qui è un modo per allenarci. Ora. Allora, questa qui è la battaglia tradizionale. Mentre le altre due abilità servono a cercare gli strumenti pagando ovviamente 500 yen. E la terza abilità, pagando sempre 500 yen, serve a alzare la motivazione che hanno i tuoi yokai a combattere, perché più combatti più il loro vigore, il loro spirito combattivo si esaurisce e bisogna riportarlo in alto pagando appunto 500 monete. Eccoci qui, scegliamo battaglia normale e ci troviamo in questo menu. Abbiamo, se vedete bene nello schermo inferiore, magari poi in grafica ve lo metto bene, debolezze e resistenze dei tipi. Quindi, sfuggente e misteriosa e forte contro generosa e splendida. Splendida e generosa sono forti contro oscurità e spaventa tutti. Quest'ultime sono forti contro audace e tosta, che sono a loro volta forti contro sfuggente e misteriosa. Mentre combinazioni con altri tipi sono neutre. Scegliamo Usapion e Draghetto e poi premiamo Y per allenarci. Ok, alleniamoci. In questo modo faremo una battaglia per allenarci. I capitoli comunque sia, ragazzi, sono piuttosto corti a dire il vero, eh? Perlomeno il prologo e il primo, poi inizieranno a essere più lunghi. Abbiamo due nuovi nemici. Beh, questi qua già li conosciamo. Ci sono tutti o quasi gli yokai che comparivano da Blasters fino a Yokai Watch 2. Ecco, adesso anche il Draghetto ce lo spiega un po' meglio come funzionano le debolezze e le resistenze. Il danno è il 1,5 più forte rispetto a quello che sarebbe normalmente se andiamo contro una tribù a cui siamo avvantaggiati. Certo, stessa cosa però se facciamo contro una alla quale siamo svantaggiati, beh, ci prendiamo le botte. Allora, cominciamo e andiamo qui. Siamo forti contro la ciotola di riso. E botte, andata. Scusa. Ho un frammento, buono. Goketsu no... Non ho letto. Draghetto la dovrebbe attaccare lui per fare un danno maggiore, giusto? Ah, ma attacca Kamikappa? Ecco, adesso ci spiega anche, no? Che magari se non abbiamo il tipo di yokai più forte, però abbiamo comunque sia l'attacco elementale che va a favore nostro contro lo yokai. Ecco, questa è l'attacco elementale. La tecnica, se non sbaglio. È super efficace, via! Andato. E questo è un Kakera, quindi un frammento di un cristallo della tribù audace. Bene. A questo punto Kamikappa ci entra in squadra. Ecco, arrivano anche Danz, Banz e Tanz. Ci chiedono il loro aiuto perché Danz e Banz stanno
discutendo per chi debba appunto accaparrarsi la tipa lì, capito? Problemi di alghe. Eccolo qui, medaglium. Bello. Nero. Ecco, dobbiamo spostarci. Salviamo e ci spostiamo. Muoviamoci. Ah, devo fare la rotta? Ok, andiamo al parco triangolo. Sembra però che gli umani non esistano in questo mondo. Scegliamo 1, 2, 3. Possiamo scegliere fino a un massimo di 6. Andiamo allora a combattere. Con la Y si va. E ok, eccoci qui. Ottimo. Ragazzi, sto gioco è davvero complicato comunque. Certo, bisogna prendere una mano con i comandi, ma è difficile. Eccoci qui. Allora, quella sfera che vediamo lì, quella Inotama, è una sfera che ci permette di arrivare al massimo potere dell'Energimax, invece che aspettare dei turni. Ogni yokai ha un attacco diverso. Quindi come prima cosa ci spostiamo qui. E finiamo il turno. Ok, energimetro carico. Kombusan Kanto. E vabbè però, scusa. Quando io sono in difficoltà si attiva la mia abilità. Infatti quella prima era una tecnica, questa è l'abilità. Sì, l'abilità ragazzi è quella che hanno gli yokai. Tipo, per esempio, quando Jibanya non sconfigge uno yokai diventa più veloce o gli aumenta l'attacco. In questo caso lui diventa una belva. Shottato infatti. Ciao. Oh, e qui impariamo anche gli incanti negativi. Ci sono anche incanti positivi, certo. Però lui lo fa negativo perché è bravo. Scegliamo appunto l'icona dell'incanto e via. Può colpire fino a due caselle, molto buono. Niente, aspettiamo che faccia la sua mossa. Il suo turno è finito. Tocca a me ora. Vado qui e facciamo Energimax, vedete? L'Energimax ha un raggio di 3 caselle per 3. E ci sono anche qui dei mini giochi da fare. Come in tutti quanti gli altri Yokai Watch. Per esempio qui c'è il mini gioco di premere i tasti. Al tempismo. Vai. Perfetto. È andata molto bene. Non lo sappiamo. Bim! Morto, poverino. Ma siamo troppo forti noi. Non c'è guerra, ragazzi. Vinciamo noi la guerra, dai. Siamo gli eroi prescelti, voglio dire. Guarda lì Kamikappa come sale di livello. Che poi, ragazzi, gli yokai principali hanno tutti quanti i nomi di generali veramente esistiti. Però tradurli tutti è un disastro. È davvero difficile. Ora, questi tre yokai che abbiamo sconfitto avranno la stessa funzionalità che hanno in tutti gli altri giochi. Ovvero, per Street Pass, per i QR code, che ce ne sono tantissimi, e anche per ricevere regali da internet, le password, insomma, le solite cose. Eccolo qua. Presento Apuri. Torofi Apuri. Uchiku Kona Apuri. Non so cosa serva. Ah. Mekabu-chan, ok. Ci sta lei. Ah, possiamo però anche potenziarci le statistiche. E beh, non è cosa da poco questa. Lei sì, viene in squadra come curatrice allora. Continua. Ragazzi, sto gioco è abbastanza carino, ma non ce la farei a giocarlo in questa maniera, ovvero traducendo tutti quanti i dialoghi. Devo dire che non mi è dispiaciuto, però non è facile fare un video del genere, tradursi tutto. E poi i prossimi capitoli, ragazzi, sono anche più lunghi, quindi ci vorrebbe molto più lavoro. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione link per Instagram e Telegram. E noi ci vediamo alla prossima. Bye bye!